Quali sono le sfide attuali nel trattamento dell'HIV e quanto è importante la sicurezza a lungo termine? Lo chiediamo alla professoressa Cristina Mussini, ordinario di malattie infettive presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Professoressa, quali sono le sfide attuali nel trattamento dell'HIV? Allora, le sfide del trattamento dell'HIV sono molteplici. Una soprattutto riguarda il trattamento delle persone con una malattia avanzata che rappresentano purtroppo ancora quasi la metà delle persone che arrivano alla nostra attenzione con, da naive e di queste metà sono proprio i Knights, quindi queste sono persone che sicuramente necessitano di un trattamento come avrebbe definito David O it early and hard, quindi sicuramente questa è una delle sfide. E poi l'altra cosa importante è che l'HIV appunto non guarda in faccia a nessuno e quindi eh, sono affette da questa patologia una, una vasta gamma di persone, no? molto diverse tra di loro e questo fa sì che da, anche se siamo al 95-96% di soppressione virologica rimane sempre quel 4% che hanno dei bisogni che non riusciamo ad incontrare e questo 4% che non è di fatto soppresso è poi quello che alimenta ancora eh, l'impresa l'epidemia, per cui è molto importante riuscire a raggiungere tutti, a fare diagnosi pr più precoci e quindi a cercare di avere tutte le persone con da d'HIV soppresse e quelle che sono a rischio eventuale di acquisirla in PrEP. Professoressa, i farmaci per il trattamento dell'HIV sono sempre più efficaci, quanto è importante che siano anche sicuri nel lungo periodo? Beh, naturalmente quando l'HIV Ormai l'infezione da ormai è diventata una patologia cronica e come tutte le patologie croniche eh, una volta che l'efficacia è data pressoché per assodata, perché naturalmente tutti noi... Immaginiamo che qualunque farmaco tu possa dare alla persona che vive con l'infezione da HIV debba, in primis, sopprimere la carica virale plasmatica. Da lì in poi, mano a mano che gli anni si accumulano, le due sono le sfide principali. Uno, che la persona continui ad assumerla correttamente, e quindi deve essere un regime innanzitutto ben tollerato perché noi, per primis, se non tolleriamo qualcosa che dobbiamo prendere, non la prendiamo correttamente. Ecco. Uh, è diverso ormai la situazione rispetto a quando ho iniziato io a fare questo lavoro che le persone che avevano l'AIDS avevano paura di morire assumevano 12, 13, 14 pastiglie al giorno adesso sono tutti farmaci sostanzialmente con una singola pastiglia se uno non ne tollera una smette di prenderla e ti dice proprio io la voglio cambiare quindi in primis una tollerabilità a breve termine ma soprattutto anche una tollerabilità a lungo termine ricordo a questo proposito che comunque il bugiardino della con, la sua infiamma, con lo stato di infiammazione cronica è sempre molto più lungo di quello dei farmaci, quindi pone a rischio il soggetto che vive con l'HIV di un elevato rischio di malattie cardiovascolari, di insorgenza di tumori, quindi è importante, sì, la tollerabilità a lungo termine dei farmaci che non è sempre facile da valutare perché fatalmente dopo un certo numero di anni arrivano farmaci più Uh, comunque più uh, nuovi e quindi non riesci mai a valutare un farmaco per vent'anni no? perché nel frattempo li hai cambiati però chiaramente è fondamentale professoressa paura e pregiudizio risultano ancora forti nella popolazione con HIV in questo senso quanto risulta importante parlarne ma risulta importantissimo parlarne anche però nei termini giusti io credo che um, i i target degli UNAIDS che sono molto importanti, 95-95-95, end 95, 95, the epidemic per il 2030. Sì, sono importanti, però danno anche l'idea di una malattia già risolta, che non è così, purtroppo. Quindi, spostano un po' il, il focus su altre patologie. Mentre credo che sia a livello locale- io ho tre pazienti NAIDS adesso ricoverati sui miei letti-sia eh, a livello internazionale- non siamo proprio in una situazione di risoluzione della patologia. L'altro problema secondo me ancora da risolvere non è soltanto lo stigma a livello di popolazione ma anche l'autostigma nelle persone che vivono con l'infezione d'HIV e lì c'è ancora moltissimo da fare. Ecco, penso che sia quasi più accettato tante volte dalle cioè, dal prossimo, dalle persone, insomma, dagli amici, dai familiari, eccetera, di quanto non sia dalla persona stessa che la vive ancora con un forte senso di disagio. Quindi, bisogna lavorare su questi due fronti, non soltanto lo stigma di popolazione, ma anche lo stigma della persona che vive con l'infezione d'HIV.